Dall'inizio dell'anno Mortara non ha più la centralina ARPA per misurare la qualità dell'aria. È stata spostata a Parona, una decisione contro cui si stanno battendo gli ambientalisti, in particolare Futuro Sostenibile Lomellina. Mortara ha il record di ICCP, impianti sottoposti a particolari controlli per l'inquinamento della provincia di Pavia. Sono cinque a cui aggiungere il sesto, l'aereo di Bertè, che non compare più formalmente perché non attiva, ma i cui rifiuti distrutti dall'incendio non sono mai stati rimossi. Appena fuori dai confini comunali, inoltre ce n'è un altro. La Biolevano. La centralina, come detto, è stata spostata a Parona, dove gli impianti a stretta osservanza per l'inquinamento comunque non sono pochi, ben quattro. A titolo di esempio, i dati rilevati sul PM2.5 in questi primi giorni dell'anno, con la nuova collocazione, superano abbondantemente la media dei 25 microgrammi per metro cubo imposta come limite annuale. Non si hanno però più i dati di Mortara, zona che adesso è scoperta dalle rilevazioni, mentre Parona fino a qualche giorno fa poteva fare riferimento alla vicina centralina di Vigevano cittadina, 15.000 abitanti con 7 impianti IPPC eh, potenzialmente pericolosi nel senso che hanno bisogno comunque di controlli assidui e eh, continui quindi una gestione di questi impianti dal punto di vista dell'inquinamento molto eh, serio e molto programmato di fatto questa mortara resta senza nessuna centralina che misuri le polveri. Il cambio di collocazione della centralina fu annunciato da ARPA nel novembre scorso durante una commissione sul termovalorizzatore. Futuro Sostenibile ha chiesto al sindaco Facchinotti di attivarsi per far tornare le rilevazioni della qualità dell'aria in città, scegliendo inoltre un posizionamento più efficiente rispetto al passato. La centralina infatti era collocata nei pressi dello stadio, una zona che si affaccia verso Parona, ma che è esattamente all'opposto dell'aria dove si trovano gli stabilimenti più inquinanti. La tutela della salute dei cittadini è fondamentale. E il sindaco, noi abbiamo sollecitato il sindaco di Mortara, visto che comunque c'è stato, secondo noi, molto silenzio dopo questa decisione di ARPA. Come mai nessuno ha sollevato questo problema? E quindi sollecitiamo il sindaco di Mortara, Marco Facchinotti, in questo momento, di... Attivarsi con ARPA perché comunque Mortara abbia una centralina che misura le polveri sottili in, e si collocata in modo adeguato rispetto agli impianti PPC, quindi rispetto anche al polo industriale che c'è a Mortara.